Siamo con Fercioni, direttore sportivo del Camerino. Stavamo commentando proprio la partita vista quest'oggi, una prestazione decisamente migliore rispetto a quanto potrebbe far capire il risultato, un 2-0 che appare forse troppo netto per quanto visto in campo, soprattutto nel primo tempo. Prima delle due espulsioni il Camerino ha messo davvero in difficoltà il Calderola, ma anche nella ripresa si è chiuso molto bene il Camerino e non ha fatto giocare il Calderola. Sì, buonasera, è stata una partita condizionata fortemente dalle due espulsioni. Voglio fare i complimenti ai miei ragazzi perché anche noi abbiamo giocato benissimo, abbiamo avuto anche l'occasione di fargli gol, però dispiace perché in 11 ce l'avremmo giocata, forse avremmo anche vinto, sono convinto di questo, però purtroppo l'episodio delle due espulsioni, secondo me ingiuste, ingiustificate e senza alcun motivo, hanno condizionato la partita. Mi dispiace perché questi ragazzi meritavano questa vittoria oggi a Calderola, che secondo me poteva arrivare in 11, e soprattutto dispiace perché le due espulsioni comporteranno al Camerino due partite decisive senza due giocatori fondamentali, e questo non so se quanto è stata una cosa voluta oppure no, però noi accettiamo, andiamo avanti, ci rimboccheremo il manico in settimana per cercare di portare a casa la vittoria sia mercoledì a Matelica che sabato in casa con Rione Pace. Buona serata. Con il capitano del Calderola, Massimo Nerpiti, una partita molto sentita, l'abbiamo visto sia in campo sia sugli spalti, anche le tante ammonizioni e le espulsioni che ci sono state, il problema per il Calderola non di secondo conto, il fatto che il portiere del Calderola è stato espulso praticamente al 93esimo, e quindi questo forse creerà problemi se non altro almeno per una giornata sicuramente, ma forse anche due, staremo a vedere. Una vittoria molto importante in un derby sentito, tornata più nuove dal Rione Pace a 6 giornate dalla fine. Sì, perché era una partita sentita, ce lo sapevano anche loro. Siamo stati bravi a non cascare nelle loro provocazioni e fare i complimenti all'arbitro perché oggi non è caduto nel loro atteggiamento provocatorio e è stato bravo fin da subito a espellere chi doveva. Quindi poi abbiamo un po' sofferto perché comunque siamo stati un po' ingenui a non sfruttare la doppia superiorità, però una vittoria che alla fine ci sta via. Io ringrazio anche Massimo Nerpiti, chiudo da Calderola batte Camerino 2-0.